Bentornati ai migliori giochi del mese. Nell'appuntamento di oggi ho scelto 4 giochi che come al solito trovo dalla mia destra. Cliccate uno dei rettangoli per andare nel punto del video in cui vi parlerò di quel determinato gioco. Siete pronti? Cominciamo! Gioco che piacerà sicuramente agli amanti della chimica, Atomas è un rompicapo delle regole semplici che vi terrà parecchio impegnati. Ogni sfera contiene un numero e il simbolo di un elemento della tavola periodica, e il vostro obiettivo sarà quello di accoppiare gli stessi elementi per generarne uno nuovo di grado superiore. Come? Semplice, basterà aspettare la sfera con il simbolo più per poter unire gli elementi interessati. Inoltre, con la sfera col simbolo meno, possiamo prendere una delle sfere presenti e spostarla, oppure trasformarla in un più tappando su di essa. L'unico acquisto in app presente riguarda il power up che permette di unire metà delle sfere presenti in caso di stretta necessità. Infine, il gioco termina quando non ci sarà più spazio per altri elementi e il punteggio finale sarà dato da tutte le unioni effettuate nell'arco della partita. Dopo il primo capitolo della serie che ha letteralmente sbancato su tutti i dispositivi raggiungendo cifre record, Rovio rilascia Angry Birds 2, secondo episodio che vede una grafica totalmente rinnovata, molto più cartunesca e animata, che personalmente ritengo davvero accattivante. Le dinamiche di gioco presentano alcuni interessanti cambiamenti. Gli uccelli che avremo a disposizione saranno rappresentati da carte che, col proseguo del gioco, aumenteranno fornendo una scelta più ampia dei personaggi utilizzabili. Ogni personaggio è caratterizzato da un potere che verrà sprigionato tappando sullo schermo una volta effettuato il lancio. Inoltre, i vari livelli saranno composti da più parti, e quindi da più strutture da distruggere e maialini da sconfiggere. Andando avanti, in ogni scrigno troveremo un nuovo uccello da poter utilizzare, e dopo diversi quadri ci troveremo a tu per tu con il boss, che andrà sconfitto inferendo un maggior numero di danni rispetto al solito. Insomma, un Angry Birds che personalmente sto amando, il cui stile vivace e animato rendono ancora più piacevole l'esperienza di gioco. Con l'arrivo di Goat Simulator sono letteralmente spopolati titoli che hanno come protagonista proprio una capra. Ebbene, questo mese la mia curiosità è stata attratta da Mountain Goat Mountain, un giochino che rimarca in un certo senso il noto arcade Qbert. Se siete troppo giovani per sapere cosa sia, è sta roba qua. In ogni caso, lo scopo del gioco è quello di arrivare più in alto possibile scalando la montagna saltando da cubo a cubo. Gli elementi che renderanno sempre più difficile il proseguo del gioco sono massi, tronchi, acqua e blocchi di pietra molto fragile. La cosa che però mi ha più colpito è la possibilità di cambiare skin. Perché? Beh, dopo aver raccolto abbastanza monete, possiamo acquistare una cassa contenente nuovi abiti che, una volta indossati, cambieranno radicalmente le ambientazioni di gioco. Così, tra nostalgici di Splinter Cell, amanti del Giappone, fanatici del dubstep e tanti altri, chiunque amerà vestire i panni di questa simpatica capra. L'ultimo titolo che ho scelto mi ha tenuto impegnato proprio per la sua semplicità, sia nel comparto grafico che nelle dinamiche di gioco. Armati di tute e sci, il nostro personaggio dovrà scendere lungo la pista nel miglior tempo possibile, pena il mancato superamento del livello. Per fare questo, basterà tenere il dito sullo schermo e spostarlo a destra e a sinistra per permettere al nostro piccolo amico di effettuare le curve necessarie. Anche se inizialmente sembra molto semplice, andando avanti appare evidente come il tempo sia il nostro nemico principale, in quanto la fretta di arrivare in tempo ci farà sbagliare e sbagliare e sbagliare fino a farvi perdere la testa. Proseguendo poi, sarà possibile cambiare skin al nostro personaggio sostituendo tuta e sci. Questi erano i 4 giochi che ho scelto per voi per questo appuntamento. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti o lasciando un like. Noi ci vediamo sempre qui su YouTube tra 30 giorni con i migliori giochi del mese. Ciao ragazzi!